Alberto Gimignani, questa storia non ha dell'incredibile, in realtà è la storia di tre giornalisti che prendono in mano una situazione. Prima mi dicevi non c'è un perché prendono in mano questa situazione, ma è una storia di coraggio. Sì, secondo me è una storia di coraggio, perché poi si parla di un personaggio che più di un secolo fa decise di attentare a un re con un coltellino da 4 centimetri. E qui c'è già il coraggio e soprattutto la follia, secondo me. Questo personaggio poi ne subisce di tutti i colori. All'epoca viene prima imprigionato all'Isola d'Elba e poi praticamente viene confinato in un manicomio criminale e alla morte di questo anarchico, chiamiamolo così, viene tagliata la testa. Siccome eravamo nel periodo delle indagini lombrosiane, dove si pensava che la conformazione del cranio indicasse una genetica predisposizione alla criminalità, viene tagliata la testa e il cranio è stato esposto al Museo Criminologico di Roma fino al 2007. Anno in cui questi tre personaggi di cui parlavi te, che in realtà sono un giornalista, che è Marchitelli, attuale caporedattore dell'Espresso, e altri due personaggi, Ulterico Pesce, sia nella realtà che nella finzione, e Andrea Satta, sia nella realtà che nella finzione esistenti, decidono di ridare una degna sepoltura a questi resti che sono conservati in questo museo criminologico. Quindi, senza nessun interesse materiale, voglio dire, ma soltanto in nome di una dignità che, insomma, voglio dire, anche ultimamente abbiamo visto il trafugamento della salma di un personaggio televisivo importantissimo. Insomma, ridare dignità a una persona e ai resti di questa persona, riportando questo cervello e cranio esposti a questo museo criminologico, riportandoli da questo museo alla tomba, diciamo, ricongiungere, diciamo, questa cosa. Ne passano di tutti i colori, nel senso che si fanno ricevere da ministri dei vari governi che fanno orecchie da mercante, perché la cosa non interessa, ma chi era passannante, ma chi va. Fino alla fine arrivano praticamente ad essere ricevuti da Clemente Mastella, allora ministro di Grazia e Giustizia, che inaspettatamente concede che questi resti siano, diciamo, riportati dove questi volevano che fossero riportati. Per cui per me è una storia di coraggio, ti ripeto, per il personaggio che comunque decide nel 1870 di attentare al re con un coltellino, e coraggio di questi tre che comunque decidono di farsi carico di questa incongruenza e ridare una degna sepoltura a questa cosa. Per cui è diviso il film in una parte storica dove vediamo questo personaggio come vive nell'Ottocento, da dove viene, un personaggio lucano, e poi nello stesso tempo i giorni nostri, il nostro peregrinare, il nostro farci carico di questa situazione, insomma. Ed è un film, come si potrebbe dire, attuale. Si ride anche perché ci sono delle situazioni grottesche in cui noi siamo, immaginate tre persone, chiamiamole così, pure di fronte a una burocrazia, a un mastodonte della politica, dello Stato e tutto. Ci sono delle situazioni paradossali dove si ride e dove anche e soprattutto si capisce quello che può essere la determinazione di ciascuno di noi. Cioè, se uno vuol fare una cosa, poi alla fine, se ci credi veramente, in questo caso, insomma, dare una degna sepoltura a questo disgraziato, ci riesci. Ecco, questo è il personaggio. Per cui il personaggio mio esiste veramente, ha fatto veramente quello di cui parliamo nel film, e niente, come si dice, un film piccolo, carino, però che si avvale della partecipazione di tantissimi attori bravissimi, conosciutissimi.